Un derby senza dubbio pirotecnico, finisce in parità 3-3. Mancinelli e Castelli combinano il papocchio con somma soddisfazione di chi non ci credeva più, ma i problemi sono quelli di sempre: assenza di gioco e soprattutto di personalità. Io posso sicuramente anche aver sbagliato partita, però di cose che abbiamo fatto durante la settimana nel primo tempo ne ho viste pochissime. Iaconi cambia modulo, 5 uomini in mediana, Apa e Bellè esterni, Palladini e Lonero mezzali, Minopoli in luogo di Di Fabio nel delicato ruolo di metodista. Per contro il Teramo delle ultime uscite, l'unica novità è Vincenti in difesa al posto dello squalificato Arno e l'impiego in attacco del tandem Motta-Morante con Simone Pepe in panchina. Da una parte i soliti stucchevoli lanci dei biancazzurri, dall'altra la ricerca del risultato attraverso il gioco, differenza palmare, risultati subito evidenti, quarto minuto combinazione Motta-Morante, difesa in preparata, l'ex trevigiano rompe l'equilibrio con questa conclusione e forse la prima volta che accade non è immune da colpe neanche Saul Santarelli. Pescara obnubilato, a tratti appare in balia degli avversari Faieta, pescarese Doc domina la corsia di destra, i suoi virtuosismi sono un'autentica delizia per i palati fini, quasi irridente la superiorità tecnico-tattica della squadra di Zecchini, vicinissima al raddoppio con Molinari. Pur non facendo mancare appoggio ed incitamento, la curva nord comincia a spazientirsi, pungolato nell'orgoglio il Pescara reagisce 1-2, Biancone, Cecchini, Vincenti in ritardo, spinta da Tergo sull'ex attaccante aquilano, rigore indiscutibile, trasformato con freddezza e precisione dal numero 10 biancazzurro. Sembra il momento chiave del match, il Pescara trova sì la spinta e la forza per rendersi pericoloso con Antonaccio, ma è sempre soltanto Teramo, oltre al già citato Faieta sale in cattedra Motta che complice sbrizzo sigla il 2-1. Teramo padrone del campo, Pescara senza nervo al 41esimo, splendido Morante che sbaglia al momento del dunque, terzo gol tuttavia rimandato di pochi attimi, azione da manuale, Faieta, Morante, Motta, ancora lui, 3-1 e biancazzurri in ginocchio. Ripresa fuori Minopoli e Bellè, dentro Di Fabio e Giampaolo, non cambia nulla, anzi è sempre il Teramo a dettare legge con Morante, tiro flebile al 19esimo invece Santarelli, graziato prima dal solito Motta poi da Capitan De Angelis, sembra fatta ma così non è, finale da brividi. Dentro il quarto attaccante Lemme che alla mezz'ora devia di testa alle spalle di Mancinelli, 2-3, il Teramo arretra agevolando gli attacchi peraltro confusi dei biancazzurri, ancora in gol con Cecchini fermato forse a torto dal guardaline, Zecchini corre ai ripari in campo Castelli per Faieta, difesa 5 per ridurre al minimo ogni forma di rischio, ma l'imponderabile è dietro l'angolo, sbrizzo alla disperata, testa di Castelli, Mancinelli battuto, 3-3 finale per il Pescara, una magra consolazione, la buona stella continua a brillare. Sì, io direi che il risultato di parità ci poteva anche stare col computo di occasioni, gol annullati, un presunto fuorigioco, io non so, certo è che come gioco siamo stati, il Teramo avrebbe meritato soprattutto nel primo tempo di vincere questa gara. Soddisfatti sì, ma anche grande rammarico, insomma prevale questo sentimento a fine partita, Zecchini? Beh, è abbastanza logico perché non riuscire a vincere in queste condizioni in tempo di recupero su un autogol talmente sciocco dispiace, dobbiamo essere capaci di accettarlo anche se c'è un po' di rammarico, però la partita è stata giocata bene e io volevo una prova della squadra così positiva, c'è stata. Ultima sui tifosi all'unisono, un po' tutti ti hanno invitato a dimetterti. Io non posso difendermi dopo questa prestazione, quindi accetto questa contestazione, accetto giustamente una squadra che è giocata come la mia, io sono l'allenatore, è giusto che mi assuma le mie responsabilità, non mi dimetto perché sono abituato a combattere. I tifosi hanno giustamente contestato perché era giusto oggi contestare vista la prestazione, però alla fine devono essere anche convinti che questa squadra ha le caratteristiche per lottare fino alla fine. Le cose preconcette non mi piacciono, oggi c'erano tutti i motivi per fare le contestazioni, quasi mai erano altre volte che non c'erano i motivi. Se Oliveri fosse un tifoso contesterebbe? Se Oliveri fosse un tifoso si arrabbierebbe perché vorrebbe 3 punte in mezzo al campo, grazie.